Case. 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 Ancora case. Ovunque case. Queste le nostre città. E queste le facciate delle nostre abitazioni. E questi gli spazi per i nostri bambini. Una realtà che molto spesso è al limite del paradosso. Dietro le sbarre dei balconi, i nostri bambini si parlano come canarini in gabbia. È un dialogo questo da ascoltare con un profondo senso di colpa. Vieni a giocare con me a Prato? Perché non vieni a Prato, mio più bello? La città è crudele, ha detto qualcuno nel corso di questi servizi. Sembra che per i nostri bambini non ci sia diritto di ospitalità. Tanto è trascurato tutto ciò che potrebbe servire per dare ai nostri bambini possibilità di incontro con i coetanei. Anche questa scena, colta in un supermercato, è da ricordare. Un incontro, un desiderio e un tentativo di approccio. Un saluto pieno di malinconia. Il ritmo della vita moderna ha alterato le valutazioni che noi facciamo del nostro comportamento anche nei confronti dei nostri figli, ha detto il professor Menichella. E questo ci ha portato persino a inventare le nursery a ore, una specie di deposito bagagli dove finalmente al riparo dal bailamme c'è uno spazio dove per la durata della spesa di mamma e di papà i nostri bambini ritrovano un coetaneo e un motivo di gioco. Una medaglia con un numero per contrassegno che pende sugli abiti e via. Di tanto in tanto dall'altoparlante si può udire una frase come questa. La mamma del numero 21 è pregata di salire alla nursery. Il bambino piange. Il gioco con i coetanei è diventato difficile, qualche volta impossibile. E anche queste scene rubate per le strade in un giorno di festa ci dicono quale sia il destino che noi riserviamo ai nostri bambini. Inchiodati a un seggiolino, continuiamo molto spesso, anche quando potremmo evitarlo, a tenerli prigionieri, prima di una casa, ora di una macchina, e sempre soli. Queste immagini non intendono rappresentare una verità totale e assoluta. Sono tuttavia un pretesto per rappresentare una situazione abbastanza diffusa. Quella dei bimbi condannati a vivere da soli, nel chiuso di un appartamento o di una stanza. Queste immagini, in definitiva, sono l'espressione di una contraddizione. I bimbi non sono così, ma possono diventare così, se è avvenuto qualcosa che ha impedito loro di essere se stessi, cioè vivaci, esuberanti, un po' pierini, insomma.